Ciao ragazzi, bentrovati con uno dei video più attesi, ovvero quello degli acquisti del mese di dicembre. Allora, questi sono tutti o quasi quelli che mi sono arrivati, perché mi mancherebbe, a dire la verità, dei film che ho preso da Zabbi, ma siccome Zabbi si sa quando spedisce, ma non si sa quando arrivino, io inizio a fare questo video e nel caso dovessero arrivare prima della fine dell'anno, vi mostrerò il resto di Zabbi. E poi vi anticipo già, ci sarà un video logicamente con i miei consigli per i film da gustare sotto le feste natalizie. Ma ragazzi, non perdiamo tempo perché qui la roba è abbastanza e buttiamoci a capofitto questi acquisti che ho fatto in questo mese. Allora, vi mostro l'unico DVD che ho preso. Ho preso questo film in DVD che è stato interamente restaurato in HD, è un'ottima resa grafica, essendo un film molto vecchio, perché in Blu-ray non esiste. Se vi dico Mario Bava, logicamente voi come me pensate al genere horror, ma in questo caso no, perché Mario Bava ha sviluppato anche un film attinente a uno dei personaggi dei fumetti più iconici e più conosciuti, Diabolik, delle sorelle Giussani, e perciò io vi parlo proprio di Diabolik. Vedete, regia di Mario Bava e abbiamo tra l'altro nel cast un grandissimo Adolfo Celi che io adoro da quando ero piccolo e ragazzi, Adolfo Celi va benissimo e passa dai film di Celentano o Amici miei, ma anche ricordiamoci che lui ha fatto anche una parte importante nella saga di James Bond, perciò è un attore praticamente riconosciuto anche a livello internazionale. Allora, edizione stupenda, io l'ho visto, come ho detto prima, la resa grafica eccezionale e in questa edizione c'è la doppia copertina. Voi così, quale preferite? O così? Io adesso l'ho messa dalla parte verde, però sono belle veramente tutte e due. E questo è il disco, che ricorda quasi un vinile. E ragazzi, da non dimenticare anche che in questo film, che magari uno non ne aveva tanto sentito parlare, ci sono le musiche di un certo Ennio Morricone, e non è poco. E ragazzi, questo era il mio primo acquisto, e poi Diabolik lo adoro, l'ho letto da, diciamo, non proprio da bambino, l'ho letto in età un po' più da adolescenziale, ma adesso dopo ho smesso, però i primi 100 numeri qui a casa ce l'ho tutti, e ogni tanto compro qualche numero. Insomma, perché per seguire le vicende di Eva Kent, Jinko e Diabolik stesso. Perciò consigliato per poi chi volesse allargare la filmografia di Mario Bava, grandissimo regista. Poi andiamo avanti, visto che abbiamo parlato quasi di un regista a sfondo horror, e andiamo proprio sull'horror. Per la prima volta esce in 4K, c'era il secondo capitolo, ma il primo era presente solo in Blu-ray e in DVD. E logicamente l'ho preso in alta definizione. Primo film del grandissimo maestro Sam Raimi, La casa. Edizione che contiene sia il DVD, scusate, sia il Blu-ray che il 4K, appunto. E dunque non vedo l'ora di rifarmi gli occhi con questa visione ad altissima definizione. Perciò, dopo che la Midnight Factor aveva fatto uscire L'Armata delle Tenebre in Blu-ray per la prima volta ed era uscito per la Eagle La Casa 2, adesso ci gustiamo La Casa. Poi proseguiamo e visto che abbiamo accennato alla Midnight Factory, ho preso direttamente tre cofanetti di questa casa di produzione che io non smetterò mai di ringraziare perché veramente ci regala delle perle stupende di film che magari noi non conosciamo, magari film che conosciamo e li fa uscire in una nuova veste. E appunto grazie a loro recuperiamo o conosciamo, facciamo conoscenza di piccole perle. E in questo caso ho preso tre cofanetti. Il primo, come dicevo, è un film che non conoscevo, una commedia nera, anzi nerissima, e mi è piaciuta tantissimo.
Better Watch Out, stupenda ragazzi, poi visto che siamo sotto le feste, questa direi che è proprio consigliata per Natale perché è a sfondo natalizio. Questa ragazza che si deve trasferire, ma un'ultima volta va a fare la babysitter a casa di questa famiglia che deve uscire e c'è il loro figlio di 12 anni. Solo che questo ragazzo, diciamo che è leggermente psicopatico e perciò è una bella commedia, ma veramente a tema, a una commedia nera, ecco. Perciò consigliatissima, vista recentemente in settimana, perché adesso gli acquisti che faccio cerco di vederli in un lasso di tempo ristretti, perché dopo è capitato che magari a qualche edizione si vedesse male, o magari il disco aveva dei problemi, è meglio toglierci subito il pensiero. Poi, secondo film che non avevo, della Midnight Factory, che non avevo visto al cinema e perciò me lo sono gustato proprio recentemente qui a casa, Gretel e Hansel. Allora, cosa dire di questo film? Iniziamo proprio, diciamo, dal regista. Il regista è un certo Oz Perkins, perciò figlio d'arte, perché è il figlio del grandissimo Anthony Perkins, che abbiamo conosciuto nel capolavoro di Alfred Hitchcock, Psycho, dove lui interpretava Norman Bates. E poi, ragazzi, c'è anche un'altra conoscenza, una ragazza che abbiamo visto ultimamente al cinema, solo che qui è leggermente trasformata perché ha i capelli corti, l'hanno resa un po' più mascolina. Lei è Sophia Lillis, ovvero Beverly Marsh, la ragazzina del Club dei Perdenti di IT. E infatti all'inizio ho fatto fatica anch'io a riconoscerla perché, insomma, ce la ricordiamo in IT, aveva tutti questi capelli vaporosi ricci, qua invece corti. E calcolando che ha solo 18 anni ha fatto due grandissime parti e secondo me ha un futuro roseo davanti a sé. Allora, il film è, come dice qua, ispirato a una fiaba dei fratelli Grimm, ma il titolo è invertito, non è Hansel e Gretel come dice la fiaba, ma Gretel e Hansel, perché le vicende sì sono dei due fratelli, ma incentrano più sul personaggio di Gretel, perciò va dritto diciamo, sul lato femminile. È un film un po' strano, cioè, da seguire. Non posso dire che è un capolavoro, non posso dire che è brutto, perché il film si lascia guardare. Ricorda un po' le atmosfere di The Witch di Eggers. La fotografia, proprio il bosco, la casa molto futuristica, fatta apposta. Però ci racconta questa storia, questo racconto che ci viene narrato all'inizio del film, che fa parte poi proprio di questa pellicola. E scopriremo in che modo. Perciò una storia molto particolare, gestita coi tempi giusti. A volte magari c'è qualcosa che magari può essere magari fuori copione, o magari colpa mia che mi sono perso dei passaggi, ma io ho cercato di seguirlo al meglio. Però una vicenda molto carina, il film si lascia vedere. E diciamo in alcuni punti ti fa sobbalzare, non fa quella paura che possono fare altri film, però ti crea quell'atmosfera, quella tensione giusta. Perciò un film è consigliato. Anche l'attrice che fa la parte della strega, molto brava. Poi andiamo avanti col terzo e ultimo cofanetto, della Midnight Factory dedicata al re del brivido, Stephen King. E infatti abbiamo la Stephen King Film Collection. Sono contentissimo di avere tra le mani questo cofanetto e poco tempo fa avevo detto che, perché l'avevo visto al cinema, che però era raro, introvabile, Unico indizio a luna piena, e mi chiedevo chissà se faranno uscire prima o poi una versione degna di questo film. E la Midnight sembra quasi che mi abbia ascoltato e ha fatto uscire letteralmente questi tre film. Brivido era già presente in Blu-ray, devo dire che io l'ho rivisto proprio adesso che vi sto parlando, l'ho rivisto ieri sera e la resa grafica su Blu-ray è ottima, devo dire, per il tempo, perché il film è del 1986, devo dire che rende benissimo. Unico film diretto da Stephen King, e dopo ha continuato a dedicarsi, ha fatto bene alla carriera letteraria. Questo film è stato un flop, viene bollato da tutti come flop assoluto, ma nasconde, forse perché appunto è l'unico film di Stephen King,
sono affezionato. Poi c'è questo camion mitico con la figura del Goblin sul davanti e poi anche le musiche, perché le musiche sono interamente suonate dagli AC/DC, gruppo metal che è uno dei preferiti dello scrittore Stephen King. Poi abbiamo L'occhio del gatto che paradossalmente non ho mai scritto, non ho mai, scusate, non ho mai visto, perciò grazie a questa edizione lo riscoprirò, e poi, appunto, come dicevo, Unico Indizio, La Luna Piena. Perciò abbiamo questi tre film che sono presi, prendono spunto da dei racconti dei libri del Re del Brivido. Edizione numerata questa, tiratura limitata a 1000 copie, questa è la 1984. Cartone rigido, la Midnight torna al cartone bello rigido. Ecco, io sull'esterno avrei preferito questa figura, e questa qui invece è quella che è presente anche sull'edizione italiana da dove ho preso il racconto, A volte ritornano. Però abbiamo il libricino che è staccato e anche le cartoline, perché si presenta così, vedete, Brivido, Unico Indizio Luna Piena e L'occhio del gatto. Poi abbiamo le tre cartoline giganti che riprendono le tre locandine dei tre film. E poi abbiamo il libricino, molto, come al solito, molto ben costruito, molto ben dettagliato, con foto e curiosità. Mi ricordo la prima volta che vidi al cinema Unico Indizio, La Luna Piena, ragazzi, ero rimasto veramente terrorizzato, ma non tanto dal film stesso, ma dalla trasformazione del personaggio, forse anche perché ero più piccolo, il Lupo Mannaro, veramente. Veramente tosta, è anche una bella storia. Bene, ragazzi, dopo aver parlato quasi esclusivamente d'horror, andiamo non proprio sull'horror, ma quasi, perché in questo caso la Cecchigori non ha fatto una startup, ma così ha lanciato ogni tanto le lancia queste cose qui, e perciò ha deciso di far uscire un film che era già uscito in Blu-ray, ma era da tanto tempo fuori catalogo, in un'edizione Variant con la copertina in slipcase, e ha il suo fascino. Anaconda, guardate che bello, qui è tutto il rilievo, vedete le squame del serpente e gli occhi che ipnotici. Perciò Anaconda, non potrai urlare, ti mozzerà il fiato. Edizione numerata a 500 copie, questa è la numero 467. In questo caso la Cecchigori non ha fatto una startup, uno andava sul sito, la ordinava, la pagava e te la spedivano. Edizione, vedete, proprio slipcase. Io avevo il DVD, neanche il Blu-ray, che non ero riuscito a recuperare. E qui abbiamo due attori, uno è John Voight, che è il papà di Angelina Jolie, un po' più giovane, e poi abbiamo, insomma, lei, Jennifer Lopez, che mostra l'altro lato artistico, passa direttamente dalla carriera musicale alla carriera cinematografica, e qualche film lo fa tutt'oggi. Un film che si lascia vedere. Poi ci sono stati, tra l'altro, anche tre seguiti di questo primo film. Tra l'altro, infatti, in Inghilterra esiste una raccolta che si chiama Anaconda con tutti e quattro film. Peccato che non sia presente l'audio in italiano. Poi andiamo avanti. Allora, ragazzi, Steelbook in 4K, e io sono legatissimo a questo film qua, perché forse l'avevo già raccontato. Quando mio papà ai tempi aveva portato a casa il VHS, il videoregistratore, il primo film, la prima cassetta in assoluto che mi fu regalata, ragazzi, fu questa, Top Gun. E perciò, a distanza di tanti anni dal VHS, peccato che non l'abbia più, abbiamo qui il 4K, Tom Cruise, Top Gun, bellissima la Steelbook. Non vedo l'ora di rivederla in altissima definizione. In Inghilterra su Zabbi c'è un'edizione con la stessa Steelbook, ma in slipcase, in cartoncino, che contiene poster e altre cartoline, book, tanta altra cosa, tanta roba in più. Comunque, ragazzi, questa Steel devo dire che è fatta veramente bene. I due attori protagonisti principali, qui abbiamo il grandissimo Tom Cruise e Kelly McGill. E adesso ho visto, se vedete su internet, una foto dei due attori recentemente, dopo tanti anni. Ragazzi, Tom Cruise sembra sempre uguale, Kelly McGill ha avuto veramente un bel calo. E poi abbiamo, insomma,
tanti altri attori, abbiamo il grandissimo Iceman, Val Kilmer. Poi andiamo avanti con un'altra steelbook, in questo caso della Disney. A molti non è piaciuto, ho sentito dei pareri negativi. Io metto la voce fuori dal coro, ragazzi, a me è piaciuto, veramente. Sto parlando di un'eroina Disney, Mulan. Fantastica la steelbook, ragazzi, veramente bellissima. Finché doveva uscire al cinema, come sappiamo, per le varie vicissitudini, non è uscito. È andato direttamente sulla piattaforma Disney, prima a pagamento. Adesso lo potete trovare liberamente per chi avesse l'abbonamento appunto su Disney Plus e lo potete godere liberamente. Steelbook bellissima e devo dire che la storia mi è piaciuta. Allora, se facciamo il termine di paragone col cartone animato, devo dire che il film d'animazione è al primo posto, imbattibile. Però questa, ragazzi, io ho sentito che no, snatura tutto. Allora, per me snaturare tutto vuole dire che la storia, perché le storie, bene o male, il personaggio si somiglia nel senso dal cartone al film, ovvero. La popolazione, diciamo questo impero, scusate, subisce una specie di invasione da forze nemiche e l'imperatore vuole reclutare i primogeniti di tutte le famiglie. E questo avviene in modi differenti sia nel cartone che nel film. Non è come si dice, in modo totalitario che cambia, cioè per me cambiare. E proprio tutto è, non so, che lei era orfana oppure, non so, mentre si incammina si aggiunge a questa, diciamo, ai soldati dell'imperatore. No, perciò non è proprio una snaturare a livello puro. Sì, è stato snaturato qualcosa, ma non lo vedo così eccessivo. Perciò io il film l'ho apprezzato e certo il cartone lo metto al primo posto, ma questo è una bella visione. E perciò io lo consiglio. Poi ragazzi, penultimo film, sapete che mi piacciono gli zombie, adoro la saga di The Walking Dead anche se hanno allungato il brodo e adoro i film che riguardano questo genere dove sono presenti gli zombie. Questo me l'ero perso perché ogni tanto, saltello di qua e di là, do un'occhiata ai vari film, che sono usciti che magari mi sono perso e mi sono imbattuto in questo e ragazzi, io l'ho trovato. Un film per passare una serata molto divertente e molto splatter e mi è piaciuto tantissimo. Manuale Scout per l'Apocalisse Zombie. E ragazzi, devo dire che io mi sono divertito. Poi c'è uno dei protagonisti, è lui, T. Sheridan, che l'abbiamo visto recentemente, ancora più protagonista, perché lui è l'attore, protagonista, scusate il gioco di parole, del film Ready Player One. Era un po' più piccolo perché il film è del 2015 e però inizia a fare la parte da semi protagonista, ecco. Un inferno di divertimento. Cioè, ragazzi, mi sono divertito e poi ci sono perché sì, una commedia a sfondo horror per teenager, ma vi ripeto che ci sono delle scene molto splatter, perciò consigliato per chi ama questo genere. E poi ragazzi, concludiamo, ultimo, ma non ultimo, un film che non ha bisogno di presentazioni. Avevo già l'edizione in Blu-ray 4K, ma ho voluto prendere questa edizione. Devo dire, quando si consiglia di prenotare le edizioni Amazon, io avevo prenotato questa edizione, ma ero indeciso perché l'edizione costava ben 50 euro, per la precisione 49,99. Ero andato quasi per toglierla perché non ero tanto convinto perché il prezzo mi sembrava un po' alto e me la sono ritrovata a 36 perché Amazon ogni tanto se dovesse abbassare il prezzo anche per un'ora tu hai fatto la prenotazione e perciò pagherai il prezzo più basso anche se dopo un'ora il prezzo viene posto a livelli superiori. E a 36 euro l'ho presa anche, e devo dire che 35-36 euro è il valore giusto. Certo, ci fosse stata dentro la Steelbook avrebbe avuto tutta un'altra cosa. Ed è gigante, non me l'aspettavo così gigante, sto parlando ragazzi del Joker. Guardate quanto è grande questa edizione. Veramente. Vincitore di due premi Oscar, ormai lo sappiamo, miglior colonna sonora e miglior attore Joaquin Phoenix. Allora,
Sul davanti mi piace molto, veramente il packaging, l'artwork è fantastico. Abbiamo la seconda parte da metà in giù molto lucida e la prima parte invece è opaca, però fa il suo effetto. Io l'avrei fatta più piccola l'edizione perché veramente qui non si sa dove metterla, ma però devo dire che fa il suo effetto e devo dire che sono innamorato di questa immagine. E al suo interno che cosa troviamo? Troviamo il poster appunto, devo dire che è fatto benissimo, veramente bene, molto particolare, bello, con proprio il Joker, lui Arthur vestito da Joker, da clown, e tra l'altro con la scalinata mitica del film. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo la replica plastificata del bigliettino che il nostro protagonista durante il film fa vedere quando gli scappa perché lui è malato, quella risata assurda che prima lo guardi in maniera strana e poi quasi ti innervosisce, e lui fa vedere che appunto è questa cosa gli capita per questa malattia. E poi abbiamo, vedete, in questo cartoncino, e qui ragazzi, se ci fosse stata la Steelbook sarebbe stata un'altra cosa, l'edizione Blu-ray e l'edizione 4K. E poi abbiamo le tre cartoline. Vedete lui con lo sfondo della mitica appunto scalinata, poi abbiamo la sua faccia dipinta e colorata e lui sul palco con la sigaretta in bocca. Ecco, allora, questa edizione sono contento di averla presa a questo prezzo, perché 50 euro non li valeva, infatti ero andato per disdirla, perché ho detto sicuramente la metteranno in qualche altra offerta più avanti. Però a questo prezzo, 14 euro in meno, dopo l'ho presa. Ci fosse stata la Steelbook sarebbe stato eccezionale. Però qualcuno che mi ha contattato mi ha detto che toglieva questa e metteva la Steelbook. Vabbè, i dischi, ho visto i dischi, però sono diversi. Gli altri sono colorati, questi li hanno messi bianchi, ma la sostanza non cambia. Blu-ray 4K. Bene ragazzi, questi erano tutti i film che ho preso in questo mese. Erano un bel po', spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vedremo prestissimo con un video dedicato appunto ai film consigliati per queste feste. E poi mi dovesse arrivare il pacco, l'ultimo pacco di Zabbi, o i pacchi perché Zabbi me li ha separati, vi mostrerò gli altri acquisti che ho fatto sul sito inglese. Io ragazzi vi ringrazio, ci vediamo prestissimo e vi auguro una splendida giornata. Ciao ragazzi!